prova l'anima di un artista parlare alle persone? Marco Conte in A Livorno c'è sempre vento dà voce all'anima di Ciampi e lo fa anche con una nota musicale. Sì, questo spettacolo, Livorno c'è sempre vento, è uno spettacolo dal vivo nel quale io ho selezionato alcune clip per realizzare questo video da mandare in LiTV. È uno spettacolo scritto da Sergio Consani, che è un musicista, batterista e sceneggiatore, che collabora con me e con Vertigo da diversi anni. Avevamo voglia di parlare di Piero Ciampi in un modo diverso dal solito. Ci siamo immaginati quindi che la storia è di un attore che viene scartato perché stanno producendo un film sulla vita di Ciampi e lui viene scartato perché non gli somiglia per niente, cioè io, per esempio. Però lui vuole dimostrare al pubblico che può invece raccontare l'anima dell'artista Ciampi, e quindi durante la storia l'attore diventa piano piano Piero Ciampi, con le sue fragilità, con le sue ossessioni, con la sua mania di bere e con la sua stranezza di carattere, anche un po', diciamo, poca affidabilità, che è quella che tutti gli accusano in tutta la sua vita. Quindi interpretano anche Gino Paoli, che racconta di lui, un suo amico livornese che racconta di lui, un suo manager che ha con lui un rapporto difficilissimo, e ci sono anche delle bellissime canzoni cantate dal vivo con i JBJ, che è un gruppo musicale capitanato appunto da Sergio Consani, che suona la batteria, che mi ha accompagnato in questo lavoro. È un lavoro di un'ora e mezzo, però abbiamo ridotto per una maggiore fruibilità. È stata un'esperienza molto emozionante. Io amavo e amo tuttora Ciampi, però questo lavoro nel quale ho dovuto studiarlo, ho dovuto immedesimarmi in lui, capire anche come parla, mi sono visto i filmati, perché lui ha un modo di parlare un po' particolare. Non aveva per niente l'accento livornese, quindi è stato un lavoro sul personaggio un po' stanislaschiano, se vogliamo, che mi è servito tantissimo come crescita come attore e come anche cantante, dato che comunque non sono un cantante ma più che altro un interprete. Se ce lo può dire, per curiosità, come è riuscito a rendere questo passaggio, questa trasformazione in Piero Ciampi rispetto all'inizio in cui interpreta sostanzialmente lei stesso, dopodiché piano piano diventa sempre di più Ciampi? Come è riuscito a rendere questo passaggio? Questo è merito dell'autore, appunto Sergio Consani, che nel testo ci sono vari passaggi e sono intervallati da canzoni, brani musicali, dove ogni volta c'è un piccolo step dove lui improvvisamente, l'attore improvvisamente si cala perfettamente nell'anima e nella vita di Ciampi. Quindi è una cosa progressiva, ma che avviene quasi subito, perché abbiamo voluto dare spazio alla tematica e all'indole di questo grande artista livornese. E la cosa che la immagino appunto anche impegno di interpretare questo tipo di lavoro, la cosa che l'ha colpita di più, cosa l'ha lasciato di più l'interpretare Piero Ciampi a livello professionale? È appunto, come dicevo, la capacità, la possibilità di confrontarmi con un personaggio completamente diverso da me, sia fisicamente che come indole. Alla fine mi ha lasciato un rapporto di amore e odio nei confronti di Piero Ciampi, perché se lo apprezzo tantissimo come artista, come genio, come poeta, non lo apprezzo tanto come umanamente, perché si è comportato nella vita in maniera molto molto discutibile, soprattutto in relazione con i suoi affetti. Però come tutti gli artisti, lui dice... Mi dicono che sono egoista perché sono un artista. L'artista vero diventa egoista perché si deve concentrare solo sulla sua arte e tutto il resto assume un'importanza minore. Da una parte lo posso capire, però non lo approvo proprio in pieno.